Fondazione Caritro. Innovare, crescere, valorizzare. Ma guarda chi si vede! Ciao Patrizia, che ci fai da queste parti? Sto andando in Fondazione Caritro. Volevo chiedere delle info rispetto agli appuntamenti della settimana in sala e se sanno dei bandi dedicati alla cultura che dovrebbero uscire. Beh, se ti riferisci al bando quadrimestrale, esce effettivamente 3 volte all'anno e se non sbaglio proprio in questo periodo, ma perché non ti tieni aggiornata con la newsletter? Newsletter? Sì, la newsletter della Fondazione ha proprio questa funzione: offrire informazioni su bandi, appuntamenti in sala, raccontare i progetti sostenuti e le novità del settore. Non dirmi che non lo sapevi, non ne hai sentito parlare? Riccardo, certo che so che cos'è una newsletter, ma appunto perché so come sono, ho deciso tempo fa di tenermi alla larga. 1000 mail imposto ad aprire, con informazioni generiche e magari su temi che non mi interessano nemmeno un po', solo perché una volta ho schiacciato il tasto iscriviti. Ma dai, non è proprio così, almeno non qui, sei un attimo ti spiego. Sarei di fretta e sai come sono, ho sempre il tempo contato, però se ce la fai in un minutino, perfetto. Allora, al momento dell'iscrizione, che come ricordi giustamente tu, parte proprio da un semplice clic sul tasto iscriviti alla newsletter, si apre una schermata dove ti vengono richiesti dati anagrafici, per poi passare al cuore dell'iscrizione, ovvero spuntare le aree di interesse. Tutto qua? Sì, poi il sistema filtrerà le tue risposte e in base agli argomenti che hai contrassegnato riceverai da 1 a 4 email su temi per te interessanti e sarai sempre super aggiornata. Ma se io volessi essere aggiornata proprio su tutto, quante mail mi arrivano? Patrizia, tranquilla, non ti esploderà l'email, anche perché se dovessi scegliere tutte e 4 aree di interesse riceverai al massimo 4 email al mese. Facile, no? Sembra proprio di sì, e potrebbe risparmiarmi un sacco di tempo negli spostamenti, per non parlare del tempo che risparmierei a cercare tutto via web. Patrizia, ci ho impiegato più a raccontartelo che tu a descriverti, vedrai. A dire il vero hai ragione, però adesso dovrei proprio andare, intanto aspetto la newsletter. Benissimo, fammi sapere quando la ricevi, ciao! Ciao Riccardo, a presto! Fondazione Caritro, innovare, crescere, valorizzare.